prima volta, lo fa questa volta al Massimino, in uno stadio stracolmo, tappezzato e colorato di rosso-azzurro. Suoni, festa, canti, colori, davvero un'esplosione di tutto quello che di positivo ci può essere nel calcio, compreso ovviamente il ritorno dopo 23 anni nella massima serie, meritato senza problemi di una squadra e per una squadra che hanno giocato sino all'ultimo con il cuore, pur nelle difficoltà, forse col fiatone ormai di una stagione logorante e faticosa sotto il profilo fisico e mentale, ma nessuno può dire nulla su un successo che il Catania ha meritato e che ha sapientemente conquistato. Catania Albino Leffe valeva tutto per l'una e per l'altra squadra, la Serie A diretta per i rossazzurri, la salvezza diretta senza spareggi per i bergamaschi. Ha vinto il Catania come logica voleva, come il pubblico voleva, come un po' il campionato aveva suggerito anche alla vigilia. I rossazzurri giocano senza De Zerbi, squalificato, con Russo al suo posto, rientra Bianco al centro della difesa. Dall'altra parte Mondonico si copre un po', qualche punta lasciata in panchina e una formazione, come dire, abbastanza abbottonata e affidata alle ripartenze di un paio di trequartisti, Bonazzi su tutti, alla verve fisica e tecnica di Russo in avanti. Riesce però la squadra rossazzurra al quarto d'ora con un gran colpo di testa di Spinesi a sbloccare il confronto e il gol dell'1-0. Il gol di Spinesi porta in vantaggio meritatamente i rossazzurri, che potrebbero raddoppiare ma che invece inopinatamente al 40° subiscono il gol del pari, con Russo che è abile ad anticipare il difensore e a mettere imparabilmente alle spalle di Pantanelli. Il Catania potrebbe ancora passare in vantaggio prima della chiusura del parziale al 46°, ma Scara libera solo davanti al portiere Spinesi che sbaglia tirando addosso a Ginestra. Nell'intervallo si va dunque sull'1-1, il Torino che sta vincendo in questo momento sarebbe direttamente in Serie A, il Catania andrebbe agli spareggi. Nella ripresa però pronti via un cambio che risulta decisivo, entra Del Core per Russo e proprio il piccoletto al 7° segna il gol partita. L'incontro finisce lì, l'Albino Leffe controlla, cerca in qualche modo di provare a venire in avanti ma il Catania chiude ogni spazio, si va così al fischio finale. 4 minuti dopo il recupero concesso dal signor Farina di Novi Ligure. Tutto il resto è soltanto festa, come mostrano le immagini, la gioia di un campo invaso di colori rosso-azzurri, quelli della gente che hanno atteso 23 anni ma che possono finalmente tornare laddove in pratica si gioca il grande calcio.